Bello, quindi. Da 1 a 10, quanto pensi di soffrire il sole? Dico 270.000. Hai mai fatto sport a livello agonistico? No, mai. Oh, QG. Siamo cugini? Sei mio cugino? Io ho un botto di cugini, quindi potrebbe essere. Cosa pensi del mio nome? Lo amo perché è il nome di mia sorella, che è una delle persone più importanti della mia vita, quindi figurati. Finalmente una persona che guarda le cose che scrive le persone risponde: ma figurati, cioè, non, per me la live, cioè, io faccio i live per questo, perché a me piace chiacchierare troppo e mi fa piacere conoscerci meglio, perché voglio in qualche modo, cioè, c'è sempre una barriera, cioè, quando uno fa video, no? Vedi like, vedi commenti, ok, però non si. Cioè, non conosci le persone, a me piace tantissimo il fatto di poter conoscere le persone che mi conoscono, perché poi sui video io faccio vedere la mia vita, quindi in qualche modo le persone mi conoscono, io non conosco le persone, quindi mi piace molto, cioè, parlare con le persone che mi seguono. Ciao Alessandra! Volevo dire Ale, ma poi mi sono bloccata, comunque ciao! Io scema proprio. Dove pensi di soffrire più? Basta, non dirò niente. Da quanto sei vegana, hai avuto cambiamenti fisici diversi, fisici diventando vegana? Allora, sono vegana da. Io non mi ricordo, nel senso, sono diventata vegana. Un anno dopo che stavo con il mio fidanzato, quindi all'incirca 2 anni. Differenze fisiche? No, perché io quando ho iniziato ad essere vegana soffrivo di disturbi alimentari, quindi, cioè, io sono ingrassata da quando sono diventata vegana, però perché. I primi tempi non mangiavo, cioè non mangiavo nulla, quindi ho messo peso quando ricominciavo a mangiare, ma non ho avuto modo di capire se il mio fisico fosse cambiato per l'essere diventata vegana. Cioè, io ho ricominciato a mangiare, ho fatto un percorso di cura, e per cui ho messo su peso e che ero già vegana, quindi non ti so dire. Comunque, invece la differenza. Tanta differenza l'ho vista quando diventai vegetariana, da bambina, perché io, cioè da bambina, avevo 14 anni, ma per me era una bambina, soffrivo un sacco di smagliature, a me venivano un sacco di smagliature, io mangiavo anche tantissimi insaccati, raga, mangiavo un sacco di salumi, sono diventata vegetariana e le smagliature sono andate via, poi mi sono tornate dopo perché con i disturbi alimentari vabbè, è un casino, però non così tante come l'avevo da anni fa, 14 anni, io non ho mai capito se fossero, cioè se è perché ho tolto i cosi o perché ho tolto gli insaccati, però ho visto che da una certa non ci ho più avuto le smagliature. Ciao, puoi vedere la mia foto profilo? No, non mi piace dare i voti alle foto delle persone. Come si chiama il tuo brand? Si chiama PC, come alla pesca, cioè non pesca ma alla pesca. Io ho un cagnolino bellissimo e piccolissimo che ora sta dormendo. Io amo, raga, a parte che mi dovrete dare 2974.000, detto un numero, vabbè, insensato, consigli, perché io non ho mai avuto un cagnolino in casa, ce l'avevo quando ero piccola piccola, poi però i miei genitori lo diedero ai miei nonni, perché io ero troppo piccola per occuparmene, idem mia sorella, mia madre non riusciva a starci dietro, quindi non ho mai avuto un cagnolino in casa. Ho 2 gatti, però mi serviranno un sacco di consigli da parte vostra. Comunque io amo questa maglia, non la trovavo a Barcellona, io vabbè, avendo 90.000 case, cioè vivendo in giro tra varie case, non so mai bene dove stanno le cose, l'ho ritrovata qui, io amo questa maglia, raga, veramente, l'adoro, stupenda, e mi sento molto sicura di me con questa maglia, veramente fantastica. Per favore, almeno guarda il mio fotoprofilo. Onestamente, troppo piccola, non ci vedo nulla. Non riesco a vedere le facce, vedo una faccia ma non vedo nient'altro. Sei tu quella nella fotoprofilo? Yes, sono io. Truccata e sistemata, però sono io. Ho il talk mad di me. Che cos'è? È tipo quello per entrare in facoltà. Ma la foto profilo sei tu. Raga. Sì, ma scusatemi. È quella dove io sto con la spallina così tra i fiori, no? Tipo per sbaglio l'ho cambiata. Io sono un po' boomer, ho paura di un sacco di cose stupide. No, in quella di questo. No, non sono io.
Vorresti andare all'università? Ogni tanto ci penso, ogni tanto mi viene tantissimo di andare all'università. Però non ve l'ho detto, sono andata a chiedere informazioni in un'accademia di inglese dove fanno inglese economico, cioè business English. E vorrei andarci, e è un'accademia che si fa ogni giorno, cioè ogni giorno oppure 8 ore a settimana, e vorrei fare quella da tutti i giorni. Non è l'università, però mi comincerebbe a dare un po' di sicurezza, perché io ho proprio paura di tornare a fare un percorso non scolastico, però di apprendimento, cioè ho paura di non farcela. E non so, questa cosa di inglese, oltre al fatto che mi è molto molto utile, potrebbe darmi un po' la spinta poi per decidere di affrontare l'università. Non ti preoccupare, se lo prendi da un allevamento ti troverai benissimo, anche se lo prendi dal canile. Io non lo so, io vorrei tantissimo prenderlo dal canile, c'è solo un problema, che è il motivo per cui non abbiamo preso un cane prima, è che il gatto perde tantissimo pelo. Poi abbiamo dovuto prendere un altro gatto perché il mio gatto soffriva di depressione se non stava con un altro gatto, quindi abbiamo dovuto prendere un altro gatto. Io rispaziolo di continuo, però io ho un problema di allergia. Non sono proprio allergica al pelo dei gatti, però quando ho il loro pelo, io sono allergica agli acari della polvere e tutto il loro pelo mi fa sentire male. Cioè ogni volta che sto in mezzo ai gattini che perdono pelo, il periodo della muta, mi sento veramente male. Cioè mi manca l'aria, mi si chiude la gola, poi ho avuto dei problemi da piccolina, mi hanno ricoverata per delle problematiche respiratorie. E quindi ho molta paura di avere un cane che perde pelo. Mi piacerebbe un cane che non perdesse pelo, e soltanto che è difficile trovarli in canile, quelle razze che hanno il pelo ipoallergenico che non perdono. A me non me ne frega niente della razza di un cane, io non ho mai comprato un animale nella mia vita. Cioè, oddio, sì, la tartaruga l'avevo comprata, però tutti gli altri non l'ho mai comprati. Non mi interessa della razza, però non so se riesco a stare con un altro animale che perde pelo in casa o se devo necessariamente prendere un cane che non perda pelo. E già so che su TikTok